50 minuti è il momento dei Fantastici a 4. Per chi non conoscesse la rubrica, affrontiamo un disco attraverso le quattro canzoni più significative, o quantomeno si spera di coglierle e fare delle scelte appropriate, e abbinamenti a queste canzoni, cioè abbiniamo a queste canzoni i piatti dei nostri Fantastici a 4. Il disco scelto per questo mese di giugno si chiama Born in the USA. Per chi non lo conoscesse, informatevi, vi prego, perché è un disco incredibile, commercialmente parlando il punto più alto della carriera di Springsteen, o quantomeno una delle vette più alte toccate da una carriera leggendaria come quella del boss. È un disco di singoli, cioè tutte le canzoni potrebbero essere tranquillamente estratte come singoli. Noi abbiamo cercato di così adagiarci sulla fantasia dei nostri chef e fare le scelte più appropriate possibili. Il primo pezzo con cui faremo un abbinamento parla di passione, parla di una passione che spesso ci spinge oltre, no? E nel caso dell'amore ci porta in delle situazioni che tra virgolette sarebbero anche proibite, e c'è un elemento, no, che spesso così identifica la passione, ed è il fuoco. Stiamo parlando di I'm on Fire, una delle canzoni più sessualmente attive del boss, che è stata affrontata in un piatto è stata affrontata nel piatto dello chef Daniele Zennaro del Marciano Spab di Venezia. Sentiamo come. Ciao Wally. Con I'm on Fire cosa c'è di meglio di un barbecue acceso con un fuoco che arde? Magari sopra ci mettiamo uno spiedino di gamberi e un frutto di stagione passionale come le pesche. Vanno cotte alla griglia fino a farle caramellare. Una volta pronte, tagliatele a pezzettoni e conservatele al caldo. Saranno la base del nostro spiedino, che nel frattempo avremo messo a cuocere finché non avrà preso un bel colore acceso e un profumo di affumicato. Con i ritagli delle pesche poi fate una bella salsa frullando il tutto con un filo d'olio e un pizzico di sale. Sarà un ottimo accompagnamento. Ma per accendere ancora di più il fuoco, sbriciolatevi sopra della meringa al wasabi. Vi farà andare ancora più in alto. Rock appetito a tutti! Sono le 12:51 minuti su Freccia, il che significa che siamo al momento dei Fantastici Chef 4. Per chi non lo sapesse, questo ponte che costruiamo ogni mercoledì fra l'arte culinaria e quella musicale. Disco del mese, Born in the USA di Springsteen, disco vabbè clamoroso, non stiamo qua neanche a parlarne. Partirei da una frase che è questa: You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. Cioè, non puoi accendere un fuoco senza una scintilla. Questo fucile a disposizione anche se stiamo soltanto ballando nel buio. E già qua la canzone più o meno si è capita, è Dancing in the Dark, ed è una metafora meravigliosa per così descrivere in maniera anche un po' leggera i momenti difficili della vita. Proprio durante lo spettacolo Springsteen on Broadway, il buon Bruce disse: ricordate che il futuro non è affatto già scritto, fate come la mia potentissima mamma, quando i tempi sono bui infilate le scarpe da ballo e scendete in campo. Partendo da questo presupposto, sono proprio curioso di vedere come il nostro chef Luca Mussi, chef appunto del ristorante Illy Caffè di via Monte Napoleone di Milano, abbia impiantato questa canzone. Per cui, chef, a te la parola. Ciao Wally. Il piatto a cabina Dancing in the Dark di Bruce Springsteen è manicotti con salsa americana, ricotta di bufala e aragosta affumicata. L'idea di questo abbinamento è data da una rivisitazione dei manicotti al pomodoro preparati per il giorno del ringraziamento dagli italoamericani del New Jersey, che sono soliti, proprio come il boss, coltivare i pomodori. Per preparare la ricetta partiamo dalla preparazione della farcia per i manicotti, che non sono altro che dei cannelloni. Cuociamo l'aragosta intera per 9 minuti in acqua bollente e salata addizionata di succo di limone, quindi la puliamo, la sfaldiamo grossolanamente e la affumichiamo velocemente. Ora uniamo la ricotta di bufala, aggiustiamo di sale, pepe e olio e riempiamo i manicotti. Stendiamo questi ultimi in una teglia e li salsiamo con la salsa americana preparata con un soffritto di burro e cipolla, salsa di pomodoro, brandy, pepe, fumetto di pesce e panna. Quindi li passiamo in forno per 10 minuti, li porzioniamo, decoriamo con dell'altra aragosta affumicata e prezzemolo tritato. Serviamo e rock appetito a tutti! Che è il momento dei Fantastici Chef. Disco del mese, Born in the USA del boss Bruce Springsteen. Per chi non sapesse di cosa si tratta, creiamo questo ponte, questo collegamento fra l'arte culinaria e quella musicale. Quest'oggi la canzone che abbiamo deciso di abbinare al secondo piatto, cioè proprio alla terza portata, ma in realtà il secondo piatto, si chiama Glory Days, e la nota che può essere in comune con un piatto è la dinamica. Perché? Perché a dispetto di un ritmo sostanziale
sostenuto e tendenzialmente allegro. La canzone in realtà ha un testo che non voglio dire che sia triste, però che un po' l'amaro in bocca lo lascia, perché si tratta di una persona che ricorda un po' il suo passato e lo ritrova come facendo delle rimpatriate, no? Con degli amici che poi nell'arco della sua esistenza ritrova. Sentiamo questo tema, come è stato riportato in piatto, anzi come è stata impiattata questa canzone dallo chef Marco Ambrosino del ristorante 28 Posti di Milano. Ciao Wally, con Glory Days prepareremo uno spiedo di agnello, nduja di pomodoro e foglie di shiso. Per prima cosa mettiamo a marinare l'agnello con sale, olio, aceto, limone, lo lasceremo da parte per qualche ora. Dopodiché lo tagliamo a pezzetti e li infiliamo sul nostro spiedino. Lo andremo a cuocere sulla griglia direttamente sul fuoco. Nel frattempo prepariamo la nostra nduja di pomodoro, una manciata di pomodori secchi, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, 4 mandorle, un goccio d'olio e un cucchiaino di paprika affumicata. Frulleremo tutto fino ad ottenere una consistenza di una pasta molto densa. Prendiamo il nostro spiedino, cucchiaiata di nduja di pomodoro e per ultimare qualche fogliolina di shiso rosso. Rock appetito a tutti! Minuti su Freccia, ultimo Rock Time per quanto riguarda la prima ora di Mezzogiorno di Fuoco, che va così a concludersi con Fantastichef, cioè questo ponte che creiamo ogni mercoledì tra l'arte culinaria e quella musicale. Siamo giunti alla fine del mese, dunque all'ultimo abbinamento, dunque il dessert offerto dallo chef Fabrizio Catana del ristorante Bosco 131 di Perugia, che è in abbinamento con la title track del disco scelto per giugno, cioè Born in the USA di Bruce Springsteen. Perché abbiamo scelto questo disco? Perché è troppo facile parlare sempre delle cose che vanno bene, no? E invece Springsteen fu colui che fu in grado davvero di parlare di tutto quello che c'era dietro all'American Dream, no? Comprese la guerra in Vietnam, che poi diventa il punto focale della canzone che proprio dà il titolo a questo album. Ci sono diversi temi che potrebbero essere affrontati attraverso questo pezzo. Uno è quello dell'incapacità di capire, ad esempio, di cosa si stia effettivamente parlando, e l'esempio lampante fu la voglia di utilizzare durante la sua campagna elettorale da parte del presidente Reagan, con conseguente rifiuto di Springsteen, che disse: beh, si vede che non hai capito assolutamente niente. Vediamo questo concetto come è stato impiattato. Prego. Ciao Wally, con Born in the USA abbinerò un dolce: una zuppetta di pere e senape, frutta e verdura di stagione e crambola al cioccolato. Innanzitutto preparare la zuppetta di pere facendo una mostarda di pere con vino bianco e zucchero, aggiungendo dell'estratto di senape e frullare tutto. Cuocere la frutta e la verdura di stagione come pesche, albicocche, barbabietole o carote in uno sciroppo di acqua e zucchero. Infine fare il crumble di cioccolato con zucchero, farina e burro e cacao. Cuocere in forno e sbriciolare. Impiattare in un piatto fondo la zuppetta di pere, qualche pezzettino di frutta e di verdura e il crumble sbriciolato sopra. Rock appetito a tutti!